Nuova edizione del progetto itinerante promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune Una città per giocare. Non soltanto attività per bambini, ma un'occasione di scambio intergenerazionale che nei prossimi mesi, a partire dal 25 maggio con la Giornata Mondiale del Gioco, animerà tutto il territorio con laboratori e attività ludiche gratuite rivolte a tutte le età. Siamo alla terza edizione di un'iniziativa che per noi è particolarmente importante perché il gioco rappresenta uno strumento di relazione ed educativo, quindi il gioco sicuramente dà la possibilità ai bambini di aggregarsi, di conoscersi, di imparare nuove cose. Ci sono tanti giochi liberi, giochi all'aperto, giochi di logica, giochi veramente di tutti i generi, ma soprattutto è una possibilità, un'opportunità per gli adulti di entrare in relazione con i loro bambini. Queste relazioni ci consentono sicuramente di contrastare poi dei problemi anche quando i bambini crescono, quando anche le nostre vite si complicano e si rendono sempre più difficili le relazioni ed i rapporti tra i bambini e gli adulti. Forse per noi rappresenta anche un elemento importante di prevenzione, quando si parla di criminalità minorile, quando si parla di disagio minorile, noi parliamo di mancanza di relazioni e di legami e questi legami si costruiscono dall'infanzia e si costruiscono attraverso il gioco. A realizzarlo sarà la cooperativa sociale Progetto Uomo, che ha messo a punto in tutti i quartieri cittadini un calendario di 50 appuntamenti dedicati al gioco come strumento di crescita. Prevede delle azioni che sono 50 azioni territoriali che saranno appunto messe in campo da questa settimana a novembre e alcuni eventi cittadini che iniziano proprio questa settimana con la giornata mondiale del gioco il 25, ma anche altri eventi che saranno tutto l'anno, sempre liberi e gratuiti per tutti. Il 25 infatti con noi in Villa Comunale ci saranno anche delle associazioni che si occupano di disabilità, di diverse abilità, quali ad esempio l'Unione Italiana Ciechi che proporrà proprio ai bambini dei laboratori sulla multisensorialità. E ci saranno anche 4 eventi di formazione che appunto sono formazioni sulla cultura ludica, intesa appunto come momento centrale della formazione dell'individuo, dai bambini agli adulti in qualsiasi contesto.